Noi non siamo mai stati considerati e questo è il pensiero di chi gestisce le scuole di danza Fanesi che si sono unite per risolvere un problema in comune e cioè avere la giusta attenzione da parte dell'assessorato alla cultura e della Fondazione Teatro della Fortuna chiedendo di poter ottenere un prezzo accessibile per i loro saggi di fine anno così come accade in altre città limitrofe. Dopo aver inviato la domanda il 25 novembre scorso indirizzata a Stefano Marchegiani sono ancora in attesa di una risposta. Noi ci teniamo in questo perché la struttura della Corte Malatestiana non è più agibile per la nostra attività. Siamo in attesa di un preventivo, di una risposta concreta e non chiediamo il Teatro della Fortuna completamente gratuito perché noi svolgiamo un'attività che si porta avanti da sola. Noi chiediamo solo la possibilità di un'agevolazione per poter rientrare nelle spese che di solito sosteniamo per fare i nostri spettacoli, che sono spese comunque consistenti. Che problemi ha la Corte Malatestiana? Gli spazi sono ristretti, siamo costretti a tenere le bambine in silenzio, dietro le quinte, sedute spesso nella ghiaietta che c'è, chi ha visitato la Corte sa, con la sporcizia comunque inerente al passaggio che durante la giornata c'è, perché tra l'altro la Corte è l'accesso alla Pinacoteca. Le bambine sono tante, hanno bisogno del bagno, e proprio un discorso di sicurezza che purtroppo sta venendo a mancare e le bambine sarebbero contente di poter calcare un vero palco. Alcune bambine non sanno neanche cos'è il sipario, tanto per dire, quindi sarebbe bellissimo iniziare il saggio aprendo e chiudere chiudendo il sipario. Anche i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interpellanza in merito per sapere dal sindaco Seri e dalla sua giunta se intendono concedergli un contributo in alternativa l'utilizzo del teatro a canone agevolato. Inoltre chiedono con quali criteri vengono assegnati i contributi alle associazioni sportive e culturali, domanda che si pongono anche loro. Volevo sapere perché usano due pesi e due misure in questa situazione, no? Noi sappiamo che a dicembre sono stati dati tantissimi contributi e noi proprio non esistiamo. Visto che ci siamo sempre presentati in modo educato, in punta di piedi, noi non siamo considerati come niente. Proprio niente. Inoltre sono venuti a sapere che nel mese di agosto è andato in scena uno spettacolo a teatro, concesso gratis per l'occasione, e quindi chiedono spiegazioni nel caso in cui questo fatto fosse vero. Infine ci tengono a precisare che le scuole di danza Fanesi hanno un indotto da non sottovalutare di circa 5.000 persone, tra genitori, parenti, amici, ballerine e ballerini, e sarebbe sicuramente un modo molto importante per coinvolgere tutti ed insegnare, in modo particolare ai bambini, ad amare il teatro. Chiediamo, come accade per tutte le associazioni o attività culturali, sportive che esistono a Fano sul territorio, di avere un contributo in questo senso, cioè nel momento in cui andiamo a realizzare lo spettacolo di fine anno e lo vogliamo realizzare al Teatro della Fortuna, il Comune contribuisca in questo modo, dandoci la possibilità con un canone agevolato di fare lo spettacolo nell'unico, ripeto, l'unico posto dove noi meritiamo di essere a fine anno, al Teatro della Fortuna.